inizia a dire una cosa, per l'ennesima volta anche qui Simonetta Puzzolea sarà mia moglie in divorzio all'italiano. Il grandissimo Mastroianni non c'è più e quindi io credo che comunque per lui sarebbe stata un'esperienza incredibile, perché con divorzio all'italiana e matrimonio all'italiana lui ha avuto un grandissimo successo, per cui credo che per lui sarebbe un'esperienza straordinaria tornare indietro negli anni. Per me, ahimè, che devo interpretare il ruolo del grande Mastroianni, mi pesa un po' questo sulle spalle, devo dire, perché vabbè, non si può fare confronto, non lo faremo in un modo completamente diverso, saremo diretti anche in un modo diverso, però sarà divertente, credo che Mastroianni sorriderà. Ma è un personaggio straordinario perché è divertentissimo, anche se poverina è una vittima di questo marito che non solo ha messo gli occhi su una giovane ragazza, ma pure deve finire col fare la parte della colpevole, alla fine ci riesce, no? Un po' poverina, pure l'ammazza. Però è comica, è simpatica, insomma, credo che mi divertirò soprattutto a capuffarmi dalla Rosalia. Avete già lavorato insieme? Tante volte, sì. Tante volte abbiamo lavorato anche insieme, diretti da Luca Ricca l'anno scorso. Credo che questo evento stia prendendo una piega importante, è grossa, ci siamo tra virgolette, non per dei bravi attori, per cui una bella regia, una bella organizzazione, grazie a tutti perché siete veramente bravi, per cui ha tutti i presupposti per essere per diventare un grosso evento. Ma noi invitiamo tutti quanti all'evento, e sarà divertente, sarà anche esilarante, ci saranno delle importanti trasposizioni dal film, e niente, vi invito tutti, non mancate il 27 luglio con Divorzio all'italiano, Baffu e Mustazzo, a presto!